Ringrazio di cuore tutti i nostri concittadini. Non è una piccola cosa quella che è successa, è una cosa importante, mi colpisce profondamente, mi inorgoglisce, non c'è da gavazzare. Godiamoci questo momento come è giusto che sia, ma veramente non abbiamo un minuto di tempo da perdere. Grazie Napoli, grazie Campania, grazie a tutti quanti voi. Io devo solo rinnovare a questo punto il mio ringraziamento alle forze politiche che hanno voluto sostenermi. Percepivo che c'era un rinato orgoglio di Napoli in primo luogo. Ci siamo forse per la prima volta riconosciuti anche in una dimensione regionale che non è stata mai fortissima, diciamo, in Campania. Ma oggi forse ci riconosciamo anche in una comune identità regionale. Non c'è un minuto di tempo da perdere. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in Italia, forse non lo abbiamo capito, e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore, di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Quindi mi auguro che ad horas ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento purtroppo irresponsabilmente diffusosi nel nostro paese. Poi, ovviamente, da domani mattina siamo impegnati sul piano socio-economico. Lavoro ai giovani, la preoccupazione per decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, imprese in crisi. Siamo impegnati a fare più di quanto non abbiamo fatto per il passato, un lavoro di sburocratizzazione radicale, insomma, ci stiamo preparando in buona sostanza a mantenere gli impegni che abbiamo assunto con i nostri concittadini. Ringrazio di cuore tutti i nostri concittadini. Non è una piccola cosa quella che è successa, è una cosa importante e che, almeno per quello che mi riguarda, mi colpisce profondamente, mi inorgoglisce, ma insomma dà anche l'energia necessaria a tutti quanti noi per riprendere da questa sera il lavoro. Non c'è da gavazzare. Godiamoci questo momento come è giusto che sia, ma veramente non abbiamo un minuto di tempo da perdere. I problemi urgono davanti a noi e abbiamo la possibilità, oltre che il dovere, di affrontarli e di risolverli nel modo migliore. Grazie Napoli, grazie Campania, grazie a tutti quanti voi.